Saluto tutti voi pellegrini, in modo speciale i fedeli di Venezia, Belluno e Vittorio Veneto. Località legate all'esperienza umana, sacerdotale e episcopale del Beato Albino Luciani. Due riflessioni su quello a cui non possiamo più dire no, il nucleare. Il nucleare. Qualcuno ancora qualche settimana fa, lo dico senza polemica all'amico Letta, a Bruxelles ha votato no all'uso del gas e del nucleare. Follia. Quanto al metodo Draghi, è lì che ho detto che io trovo pericoloso che delle forze politiche che dovrebbero assumersi la responsabilità di offrire una guida, un progetto, una visione di paese, si rifugino in un cosiddetto metodo, quando lo stesso interessato in questo momento, io non so se qualcuno ha parlato con l'interessato e ha chiesto se c'è disponibilità a rinnovare un impegno di governo, perché se no stiamo parlando del nulla. Penso che se l'Italia avrà un governo che sta nella serie A europea, con Francia, Germania, Spagna, con Bruxelles, sarà una cosa positiva per l'Italia. Se sarà un governo che andrà nella serie B europea, volutamente con Ungheria e Polonia, considerati come gli interlocutori principali, io credo che sarà peggio per il nostro paese. La questione del gas e delle bollette rischia di impattare brutalmente, soprattutto sul sostegno dell'opinione pubblica nei confronti della causa che stiamo affrontando. È anche la ragione per la quale io non comprendo la timidezza europea sul tetto al prezzo del gas. Perché diciamoci la verità, solidale questa Europa, ma perché non c'è il tetto al prezzo del gas? E si tiene l'italiano più illustre del mondo a gestire il momento più difficile che c'è. Dopodiché non succede, non vuole, non capirai, fossi lui starei già per uso una navetta per Marte. Ma detto questo, che sia lui o non sia lui, non si può perdere il modo in cui si è lavorato. Ricordiamo anche che l'80% di una macchina tedesca è fatta con i prodotti di componentistica realizzati nel nostro paese, quindi siamo integrati in un sistema dove il mercato interno, è vero che noi magari paghiamo apparentemente più di quanto incassiamo, ma gli affari per le nostre imprese ogni anno sono di 200 miliardi, quindi se paghiamo una quota anche di qualche miliardo per essere parte dell'Unione Europea ci ritorna abbondantemente. I giovani siano alla ricerca di punti di riferimento, di esempi da seguire e di modelli di vita da adottare. E il generale credo che ci abbia dato un'idea veramente, veramente radicata e veramente forte di come l'italiano deve essere. Io credo che l'anniversario di mio padre, questi 40 anni della sua tragica uccisione insieme ad Emanuela Setti Carrario e l'agente Domenico Russo, siano qualcosa che travalica qualunque altra considerazione. Io penso che ricordarlo, farne memoria, parlare, riportare ancora in vita quelli che sono stati i suoi valori e i suoi messaggi non possa essere minimamente oggetto di nessun tipo di strumentalizzazione. Davvero grazie. Sarebbe una tavola rotonda, non dovrei finire così, ma mi sento di farlo. Di dire onore al generale Dalla Chiesa, viva l'arma dei carabinieri, viva l'Italia. And I also want to thank our outgoing leader, my friend Boris Johnson. Boris, you got Brexit done. You crushed Jeremy Corbyn. You rolled out the vaccine and you stood up to Vladimir Putin. You were admired from Kiev to Carlisle.